A novembre in calo la produzione industriale. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1,4% rispetto ad ottobre, mentre nel periodo settembre-novembre c'è stato un aumento sul trimestre precedente. Il calo della produzione è più marcato per i beni di consumo e l'energia, mentre i beni strumentali segnano una diminuzione più lieve e i beni intermedi sono sostanzialmente stabili. Il dato italiano di novembre è in netta controtendenza rispetto ai partner europei. Nell'eurozona, infatti, la produzione industriale a novembre è aumentata del 2,5%. Nel primo semestre del 2020 i redditi privati non finanziari hanno registrato la contrazione più forte degli ultimi 20 anni. La flessione è stata solo in parte contrastata dalle misure adottate dalle amministrazioni pubbliche a sostegno del reddito. È quanto emerge da uno studio della Banca d'Italia sui conti economici e finanziari durante la pandemia. Nel primo semestre del 2020 i redditi pro capite delle famiglie si sono ridotti dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, una contrazione decisamente più ampia di quelle registrate durante la crisi finanziaria e dei debiti sovrani. Passano da 3 a 8 miliardi i fondi per turismo e cultura previsti dal Recovery Plan. L'obiettivo è incrementare il livello di attrattività del paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, la formazione e il potenziamento delle strutture ricettive e gli investimenti in servizi turistici strategici. Per Federturismo è una notizia che ci fa finalmente tirare un sospiro di sollievo. Collaborazione, trasparenza, lavoro di squadra e sicurezza. Il modello Genova ha permesso la costruzione in tempi record del nuovo Ponte San Giorgio, il viadotto che attraversa la valle del Polcevera e restituisce alla città di Genova un'infrastruttura strategica per la sua rete di mobilità, con un transito di 43.000 mezzi al giorno di media. Un nuovo paradigma per il settore delle costruzioni, un modello per l'intero paese, per la ripartenza dopo la pandemia. La forma di questo ponte, che ricorda una chiglia di una nave, può anche essere la metafora del collegamento verso l'Europa, verso il mondo che questa città portuale, millenaria, ha sempre avuto. Questo è un cantiere eccezionale. Abbiamo puntato alla sicurezza, prima di tutto, alla qualità del lavoro, al rispetto dell'ambiente e soprattutto alle tempistiche di realizzazione.